e rieccomi con un altro video tutorial. In questo tutorial vi mostro come realizzare questa incastonatura, davvero semplice e veloce. L'ho appunto chiamata incastonatura fast. Ho utilizzato solo Rockaille 8.0, Rockaille 11.0 e Super Duo. Le Super Duo appunto sono sul retro dell'incastonatura e con questo componente qui possiamo realizzare degli orecchini a perno oppure anche dei graziosissimi anelli aggiungendo soltanto una fascetta realizzata con Super Duo o anche Rockaille 11.0 oppure come elemento centrale di un ciondolo perché è davvero davvero luminoso. Quello che amo di questa incastonatura è che anche nei laterali si nota la lucentezza dei rivoli, mentre in altri tipi di incastonatura il rivoli va troppo coperto, invece in questo caso qui il rivoli si nota in tutti i punti, vedete? È molto molto luminosa. Io vi lascio il tutorial, spero che sia un tutorial gradito. Il materiale è il seguente, 8 Super Duo, io ho scelto le Apollo Gold, un rivoli da 14 mm, Rockaille 11.0, queste qui sono le Permanent Finish dal Danize Lilac, le 8.0 sono le Silver Lined Frosted Amethyst e poi sto utilizzando anche un secondo colore di Rockaille 11.0 che ho appunto aggiunto qui in alto per dare un tocco di colore in più. E ce ne occorrono 8 perline, 8 rockaille se volete utilizzare un secondo colore o altrimenti potete tranquillamente utilizzare soltanto un solo colore di Rockaille 11.0. Come filo sto utilizzando il trilene da 0,16 mm e come ago sto utilizzando il mio amico tutto storto, sono gli aghi quelli della Pony misura 12 e anche se è tutto stortignaccolo chi se ne frega, io ci lavoro benissimo. Primo passaggio, inserite sul vostro filo esattamente 8 Rockaille 8.0 alternati da 8 Super Duo. Ripassate con l'ago in tutte le perline andando in direzione opposta, chiudete la lavorazione a cerchio effettuando 3 nodini. Chiusa la lavorazione a cerchio e ho anche unito i due fili con un altro piccolo nodino in modo da non lasciare i fili in giro per la lavorazione. A questo punto inserisco l'ago nel secondo foro della Super Duo in alto ed ecco qua, inserisco sul mio ago esattamente una Rockaille 11.0, una 8.0 e una 11.0 e inserisco l'ago sempre nel foro superiore della Super Duo che viene subito dopo. Di nuovo una 11.0, una 8 e una 11.0 e vado sempre nel foro alto della Super Duo che viene subito dopo. Ripeto questo passaggio per tutte le Super Duo fino alla fine del giro. Questo è il risultato ottenuto, vedete le 8.0 fanno da punta del nostro componente. A questo punto io mi sono spostata, ho inserito l'ultima coppia di Rockaille 11.0, 8.0, 11.0, sono andata nell'ultima Super Duo e poi ho inserito l'ago anche nella 11.0 e nella 8.0. A questo punto inserisco due Rockaille 11.0 sul mio ago e ritorno nel medesimo foro della 8.0 andando in direzione opposta e tiro il filo. Le perline si vanno a posizionare in questo modo qui, vedete? Ritorno in alto nella 11.0, inserisco nuovamente altre due Rockaille 11.0, lavoro in herring bone e ritorno di nuovo nella 11.0 e nella 8. Di nuovo nuovamente inserisco l'ago in queste due 11.0, in queste due, stringo per bene il filo e di nuovo altre due 11.0. E rientro in queste due 11.0 e nella 8 e tiro il filo. A questo punto ripasso anche nella Super Duo, nella 11 e nella 8 in queste tre perline per rifare nuovamente il medesimo passaggio, quindi altre due 11.0 e ritorno nella 8. Risalgo nella 11.0 appena inserita, altre due 11.0 e ritorno nella 11 e nella 8
risalgo nuovamente in queste due. Stringo per bene il lavoro e inserisco nuovamente 2 11 0. Inserisco l'ago nelle 2 11, nella 8 e anche nella 11, nella super duo, nella 11 e nella 8, per ripetere nuovamente il medesimo passaggio. Questa è la lavorazione, vedete? Io vado a realizzare anche questa lavorazione nel rimbon su queste altre punte delle rocaille 8-0 e ritorno da voi. Ed eccomi qui, ho terminato tutte le punte, questo è il risultato. Ho inserito le ultime due perline in questo punto qui, sono riscesa in queste due rocaille laterali e adesso per poter continuare ed realizzare l'ultimo passaggio dell'incastonatura vado ad infilare l'ago nella rocaille 8-0. Risalgo nella lavorazione nel rimbon in queste tre rocaille, eccole qua. Riscendo soltanto in questa rocaille. A questo punto una rocaille ametista sul mio ago, il secondo colore di rocaille che ho scelto, e infilo l'ago nella rocaille del secondo e rimbon, poi ripasso nella rocaille laterale andando verso il basso, una nuova rocaille e vado verso l'alto in questa, riscendo nella rocaille laterale. Una nuova rocaille e risalgo in questa perlina e riscendo in quella accanto. Molto semplice questo passaggio. Bisogna fare questo passaggio per ovviamente per tutte le punte in el rimbon. Vado ad inserire anche l'ultima perlina ametist. E prima di stringere la lavorazione vado a posizionare il mio rivoli all'interno, lo fermo e stringo la lavorazione. Basta tirare il filo. A questo punto ripasso all'interno, vedete le perline come si sono posizionate? Basta ripassare all'interno di queste perline dell'ultimo giro appena inserite per andare a stringere e compattare la mia incastonatura. Vedete, in questo modo qui, basta ripassare all'interno. Sono ripassata all'interno delle ultime perline, a questo punto vado a rifinire anche il contorno della mia incastonatura sotto, quindi ripasso in queste due rocaille 11-0 laterali, mi infilo anche nella 8-0, questa qui della base, questa. Inserisco altre 3 11-0 sul mio ago e rivado con l'ago nella 8-0 che viene subito dopo, in modo da effettuare questo contorno alla mia incastonatura. Quindi altre 3 11-0 e rivado nella 8-0 che viene subito dopo, altre 3 e proseguo così fino alla fine, inserendo sempre 3 rocaille 11-0. Vedete? E andiamo a realizzare il contorno della nostra incastonatura. Ho inserito anche le ultime mie tre perline, però a questo punto bisogna fare un passaggio perché non voglio che le mie perline oscillino in questo modo. Ho inserito queste ultime tre perline, mi sono infilata nell'8-0, vado ad inserire l'ago esattamente in queste due perline andando verso l'alto. Ripasso anche nelle due perline queste qui, ritorno indietro con la lavorazione in pratica. Ripasso anche in queste due perline, ripasso nel laterale qui e vado a fare questa cucitura zig zag. Ripasso anche in queste tre perline, le ultime appena inserite, e faccio questa lavorazione per tutte le perline, per tutte le tre perline che ho inserito. Quindi risalgo nuovamente, vedete che vanno, poi non oscillano più perché sono ben fisse e salde al lavoro. Ripasso
nuovamente in queste due sopra, riscendo nella lavorazione laterale per andare a fissare nuovamente queste altre tre perline. Quindi ripasso in queste tre perline, risalgo nella lavorazione nel rimbombo, ripasso anche in queste due perline sopra. E riscendo in queste due perline qui per fissare nuovamente queste tre perline. Faccio questa cucitura sia zig zag, come vi dicevo prima, per fissare queste perline in modo che non oscillano. Ripasso in queste, ripasso in queste due e riscendo ovviamente in queste due per fissare nuovamente queste tre. In questo modo, vedete, le perline sono bloccate alla lavorazione e non oscillano come in questo caso. Queste non sono state fissate ed oscillano un po', invece queste qui fissate sono belle ferme. Ho terminato la cucitura zig zag e questo è il risultato. L'incastonatura faste è completata. Cosa ne pensate? Questo è il davanti e questo è il retro dell'incastonatura. Adesso, siccome sono ispirata, cercherò di realizzare un bellissimo ciondolo. Rieccomi ragazzi, allora voglio mostrarvi cosa è nato giocando con le perline, con il modulo che vi ho presentato prima nel tutorial. È nato l'orecchino Vertigo che adoro, davvero molto luminoso, mi piace davvero come la lavorazione è bella compatta e rigida, vedete? Ho giocato con le perline, mezzi cristalli da 4 e le perle da 4. I mezzi cristalli sono il medesimo colore del Rivoli, solo che qui in videocamera sembrano crystal, però è sempre rosa. E poi proprio all'interno della lavorazione ho aggiunto la monachella in argento 9,25 ed è perfetta al lobo. Sono davvero degli orecchini davvero molto belli, proprio il componente mi piace tantissimo e credo che lo realizzerò in altri colori. Voi cosa ne pensate? Gradite il tutorial di questo orecchino? Lasciatemi un pollicino se vi va il tutorial di questo orecchino, così andrò a realizzare il compagno. Io con questo vi saluto e vi auguro buona giornata. Ciao!